In fin di cunt, l'è l'acqua l'eternità, ul nient che gesumeia. La ret che cun tisori ciam de luz, l'anima nostra brama, dentan savè che trema. Un cordiale buongiorno e ben ritrovati nel canale di Ambiente Natura. Con questo primo video iniziamo una serie dedicata al lago di Como, uno dei laghi più belli del mondo, secondo numerose riviste di turismo, ma anche naturalistiche. Nel video di oggi andremo a capire l'origine del lago di Como. Spesso si sente dire che il lago di Como e tutti gli altri laghi prealpini sono stati originati dai ghiacciai. Questo è vero, sì, ma solo in parte, perché infatti, in particolare il lago di Como, ha un'origine molto più antica. Andiamo quindi a capire bene come si è effettivamente originato il nostro lago. Sentisci che il lago di Como le fa come nom, ma me son sicuro che è una donna. L'area lariana emerse 10 milioni di anni fa, quando la placca africana collise con la placca euroasiatica. Fino a 2 milioni di anni fa, la morfologia di queste zone montane era determinata dall'erosione dei corsi d'acqua. Inoltre, il lago non era ancora formato e la pianura padana era sommersa dal mare. Il fondale del nostro lago, se osservato in sezione trasversale, ha un profilo a U. In passato, infatti, si credeva che la valle che ospita appunto il lago di Como fosse stata scavata da un ghiacciaio. Infatti è proprio il passaggio di un ghiacciaio che, con la sua enorme mole e capacità erosiva, trasforma il paesaggio generando delle valli con un profilo a U. Sappiamo che durante le glaciazioni quaternarie, avvenute tra 1.200.000 anni fa e 11.000 anni fa, Alpi e Prealpi erano percorse da enormi ghiacciai che spesso raggiungevano quote anche di svariati chilometri, fino a spingersi addirittura alla pianura padana. Attraverso i rilievi geosismici si è visto che al di sotto del fondale di cui abbiamo parlato prima sono presenti detriti e sedimenti di origine alluvionale per profondità di decine o addirittura centinaia di metri. Più sotto ancora, al di sotto di questi detriti, si trovano le rocce basali, ma il profilo del fondo roccioso ha rivelato una sorpresa. È a forma di V. Ci sorprende perché le vallate che hanno questa forma sono sempre di origine fluviale, cioè sono state scavate da un fiume e non da un ghiacciaio, come abbiamo detto prima. Quindi ripetiamolo affinché sia ben chiaro. Valle a U è dove è passato un ghiacciaio, mentre valle a V è dove la valle è stata scavata da un fiume. Rose, tulipani e c'è il sole sopra Como, come uccelli gli aeroplani e i tifosi tutti in coro. E ci son barriere e muri che dividono proprio niente, un autoscatto sbagliato non ti ruberà il presente. E le ville dei signori raccontano la sua storia, dai giardini ben fioriti che dimostrano la sua gloria. Primavera sei passata, con il tuo tocco magico hai plasmato i tuoi colori anche qui. Senza prepotenza, con finezza ed eleganza, hai donato il tuo sorriso in mezzo a noi. La montagna nebbiata da uno spettro di foschia non ci ruberà il sorriso, ma
a una fotografia, ma lo specchio di sto lago che coccola e ti annega, sarà il lungo patto tra quel mago e quella strega. Se ti annega è per poco, poi ti riporta alla vita nel battesimo segreto che accompagna la matita. Primavera sei passata, con il potocco magico hai plasmato i tuoi colori anche qui. Senza prepotenza, con finezza ed eleganza, hai donato il tuo sorriso in mezzo a noi. Hai donato il tuo sorriso in mezzo a noi. Sul fondo dei nostri laghi troviamo entrambi i profili che abbiamo appena visto, ossia il profilo V e quello AU. Cosa ci sta a significare questo? Questo significa che anticamente queste zone erano state scavate da torrenti, torrenti e fiumi, dando quindi la originale forma a V. Solo successivamente, con il passaggio dei ghiacciai, queste valli sono state rimodellate, dando l'attuale fondo del lago che ha un profilo AU. Si tratta appunto dei già citati ghiacciai quaternari che hanno percorso queste valli già preesistenti, formate dai fiumi. Ma la storia non finisce qui. Infatti, se andiamo a vedere il profilo della valle a V, notiamo che il fondo di questa valle si trova a 400 metri circa sotto il livello dell'attuale mare. Per dindirindina, converrete con me che un fiume non può scavare sotto il livello del mare. Quindi significa che al momento dell'erosione e della formazione della valle a V, il livello del mare si trovava a centinaia di metri, molto più in basso rispetto a quello attuale. Eventi di questo genere sono molto rari nella storia della Terra. Tuttavia, uno di essi si è verificato proprio 7 milioni di anni fa, durante il Messiniano, l'ultimo periodo del Miocene. 7 milioni di anni fa, il Mediterraneo era collegato all'Atlantico attraverso due stretti, a differenza di quanto accade oggi, in cui abbiamo solo lo stretto di Gibilterra. Tra i 7 e i 6 milioni di anni fa, per ragioni tettoniche, ossia i movimenti delle placche, gli stretti si chiudono e viene a mancare il collegamento tra Mar Mediterraneo e Oceano Atlantico. Come una pozza d'acqua al sole, il Mar Mediterraneo del periodo messiniano tende a prosciugarsi. Questo perché non riceve più l'apporto d'acqua da parte dell'Oceano Atlantico e, se ci pensate bene, il canale di Suez, che è artificiale, ai tempi non c'era. Questo fenomeno viene chiamato crisi di salinità del Messiniano. A causa di questo abbassamento del livello del mare, le vallate lombarde aumentarono gradualmente il loro fondo, eroso dalle acque tumultuose di antichi fiumi, tanto che la stessa pianura padana si trasformò in un grande bacino vallivo, collettore di numerosi fiumi e torrenti. Nello Zancleano, circa 5 milioni di anni fa, si aprì lo stretto di Gibilterra e il Mar Mediterraneo tornò a riempirsi di acqua atlantica. Secondo questa teoria, l'acqua sarebbe fluita attraverso lo stretto molto rapidamente, con un salto di alcuni chilometri e quindi una portata di gran lunga superiore all'attuale portata delle cascate dell'Iguazù o addirittura delle cascate del Niagara. Vabbè, insomma, il Mediterraneo tornò a riempirsi d'acqua e quando le acque marine sommersero nuovamente le valli scavate nel Messiniano, enormi masse di detriti si sedimentarono sul fondo di queste valli sommerse. Nel Quaternario, circa 2 milioni di anni fa, l'aspetto delle terre e dei mari era simile a quello attuale. Gli agenti modellanti del territorio da questo momento in poi saranno soprattutto i ghiacciai delle grandi glaciazioni, indotte dal raffreddamento globale che affligge quest'epoca. Eventi di tale portata influenzarono notevolmente l'aspetto morfologico del territorio, soprattutto delle aree montuose, e dalla fine dell'ultima glaciazione, che ebbe il suo apice intorno a 20.000 anni fa, l'azione erosiva esercitata dalle masse glaciali conobbe il suo massimo e fu l'ultimo attore nel rimodellamento delle valli che oggi ospitano i nostri laghi. Comunque il lago di Como è anche stato oggetto di qualche scherzo, fra virgolette, poetico. E soprattutto quelli che non abitano sul lago usano dire questa piccola filastrocca: un lac de com le come un om, un pe a lec, l'altro a com, un co a dumas, i cuiuni a belas.
Noi ci rivediamo nella prossima puntata in cui andremo a parlare dell'ecosistema del lago di Como. Intanto io vi invito come al solito a iscrivervi al canale e a seguirci anche sulla nostra pagina Facebook, il cui link trovate in descrizione. Quindi, che dire? Un cordiale arrivederci! Ciao! Ciao! Siamo alla prossima puntata in cui parleremo... Quasi... Nella seconda puntata cosa si parla? Noi ci vediamo nella seconda puntata! Tieni i soldi. Dov'è la mollettina? È nel mio corpo. Oh, aspetta, lavagna! Staccalo. Aspetta, ah, sì. Aiuto. Salve, tieni. Mi chiamo Vito, sono nato esattamente 72 anni fa a Torno. Cos'è per me il lago? Cos'è per me l'acqua del lago? Io l'ho sempre considerato un luogo divino più che un luogo geografico. Divino perché ho scoperto che secoli e secoli fa venivano adorate delle divinità che si chiamavano Aqualites, e io ho avuto degli incontri notturni con questi Aqualites. E da questi incontri sono scaturite quasi 200 poesie. Non ti ruberà il presente. Ah, non le con cazzo, scusami. Dai, curvata, Gabri. Ah, scusami.